No, comincio io dicendoti come sta, chiedendoti come stai e come sta la squadra, come sta il gruppo. Bene, 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 stiamo bene, stiamo bene. La siamo vista brutta, ma stiamo bene. Adesso abbiamo questa semifinale molto importante, una squadra difficile, però stiamo bene. Abbiamo rischiato, l'abbiamo detto, ormai quello che è stato, adesso conta quello che sarà domani e mercoledì. Quindi adesso conta più quello che è andato, ecco. Quindi la partita d'andata ha dimostrato con il Renate che praticamente non si possono fare dei calcoli su meglio l'andata o meglio il ritorno, cioè magari cercare di ipotizzare il possibile passaggio alla finale nella prima partita che nella seconda. Però certo il fatto di avere intanto 1000 persone e non più 357 perché è andato tutto esaurito dalla tua parte, dalla vostra parte, e il fatto comunque di giocare alla prima in casa, cosa comportano secondo te, Andrea, nella preparazione della partita? Ma non è che noi abbiamo, cioè, l'altra partita l'abbiamo preparata bene dopo 2 mesi, una parte, quindi i primi 90 minuti, bene, bene, bene. Per restare un po' quello che succede, è difficile, insomma, le partite hanno tutte una loro storia, quella importantissima, abbiamo detto tutto, abbiamo ribadito che l'abbiamo rischiata quando sicuramente non se l'aspettava nessuno. Questa è ancora più importante, ancora più difficile. Aumentano le difficoltà, aumenta l'avversario e aumentano le pressioni, perché comunque sei, quello che ho detto prima, sei alle porte della finale, quindi come si prepara, credo che ormai dopo un anno, quindi poi hai giocato mercoledì, non è che tante cose, il lavoro più grande è recuperare e poi soprattutto anche noi, dal punto di vista anche nervoso, così abbiamo speso veramente tanto questa gara, però fa parte del gioco e credo che siamo pronti per giocare, sappiamo che sarà dura, l'abbiamo vista e quindi siamo pronti a qualsiasi cosa. Chiaro che sì, come abbiamo sempre detto, e prima che me la fate voi, si spera di imparare sugli errori commessi, li abbiamo fatti, quando magari sicuramente non pensavo, però questo è il calcio e quindi questa è un'altra storia, un'altra squadra e con il coefficiente di difficoltà che si alza tanto. Mister, un po' più freddo se è riuscito a ragionare su quel secondo tempo. Probabilmente è stato quel gol pazzesco di Kabashi che ha sparigliato un po' tutto, no? No, quel 2-0. Serena bugia, le ho riviste tante volte, però al di quello abbiamo fatto molti, molti errori individuali. E a livello nervoso abbiamo veramente pagato molto, forse il secondo gol fatto così, però forse è stato l'unico gol importante, bello che hanno fatto, gli altri è stata una compartecipazione da parte della squadra, quindi abbiamo fatto tanti errori in 45 minuti, poi l'ho letto anche da loro, era dalla partita col Fano che non portava un gol in casa, quindi erano tantissime gare. E poi soprattutto dopo la partita che abbiamo fatto, per parlare ancora un attimo, quindi anche lì la situazione non prevedeva questo, quindi questo è il bello e il brutto, è quello che non deve accadere, quindi quello che ho detto prima, dobbiamo far tesoro, però lo sai, lo impari lì, soltanto lì li conosci, perché a livello nervoso, a livello di certe paure che ti vengono, le impari soltanto lì. E io le avevo già vissute sulla mia pelle, l'ho detto anche ai ragazzi, e l'anno del record, noi andammo a giocare i quarti di finale col Bayern di Monaco, vincemmo 2-0 a Monaco, tornammo a San Siro e in 17 minuti, come noi, abbiamo preso 3 gol, quindi può succede anche, ed era la difesa della nazionale, era i campioni del mondo dopo un anno, Matteo e gli altri, erano tutti campioni, 10 nazionali, forse l'unica nazionale non ero io, un altro, quindi il calcio ogni tanto succede, è successo a noi e grazie a Dio, quello che ho detto, è andata bene, però
sono cose che vanno al di là di uno, quello che possa capitare in una partita. È per quello che bisogna veramente stare sempre nella gara, però è facile dirlo qui, poi quando si è lì dentro anche i grandi campioni a volte perdono l'equilibrio. Noi l'abbiamo perso, siamo stati bravi a recuperare in un momento importante e adesso siamo qua e ce ne giochiamo un'altra. Visto che hai citato un tuo grande passato da calciatore, ieri ho fatto un po', sono andato un po' a vedere gli archivi, e la tua prima sfida contro Braglia è stata proprio in campo 41 anni fa, era un Catanzaro Torino, quindi è da tanto tempo che vi affrontate. Lui è più vecchio di me però, perché l'ho visto, lui è più vecchio di 5 anni, lui è un grande amico di uno dei miei migliori amici, che è Enrico Nicolini, che è stato il mio collaboratore, che insieme giocavano a Catanzaro, quindi Piero è insomma tanti anni, giocatore allenatore esperto, bravo nell'indirizzare le partite, quindi una difficoltà in più, ecco. Ed è una squadra l'Avellino che non fa giocare, insomma un po' complicata da affrontare, vero? Poi anche degli attaccanti molto bravi. Beh, non lo so, cioè, non so, cioè, dopo impari lì, è chiaro che quello che hai video, le analisi, ti dicono tante cose, non solo quella. Quindi poi quello che ho detto prima, siamo alla soglia della finale, quindi, però quello che posso dire, credo che insomma... squadra che è esperta, a partire da Braglia, è una squadra esperta, una squadra che è un campionato, anche il girone lì, in cui dal punto di vista caratteriale, agonistico, credo che sia superiore agli altri due gironi. Quindi dobbiamo fare qualcosa di importante, è chiaro che se facciamo una partita con loro, credo che sul ring perdi, dobbiamo fare un altro tipo di partita, senza sicuramente tenendo alta quello che sono l'intensità, però non possiamo tra virgolette fare a calci e pugni con loro, quindi dobbiamo, ognuno ha il suo modo di fare, noi abbiamo il nostro, loro hanno il loro e domani ci affrontiamo. Mister, ciao, a proposito di Braglia, ieri nella sua conferenza stampa diceva che per quanto riguarda l'impostazione della partita, almeno che deve fare l'Avellino, che non bisogna far giocare liberamente nemmeno per un secondo il Padova, perché altrimenti perdiamo, visto che il Padova c'è superiore insomma come tecnica, come individualità. Ho detto prima, no? Quindi sarà una partita di forte aggressività, però sono diversi aspetti di aggressività, c'è l'aggressività nel gioco e l'aggressività anche fisica, quindi noi dobbiamo essere aggressivi nel gioco, loro non lo so, poi sinceramente noi dobbiamo fare bene le cose che conosciamo e mantenendo la concentrazione alta, quello che è importante in queste gare, che possono avere diversi sviluppi, bisogna stare lì, bisogna stare nella partita, è una gara a doppio confronto, quindi anche quello è importante e niente. Abbiamo detto tutto, ho tanto voglia di iniziare, di giocare questa partita, credo i ragazzi, credo anche Piero con la sua squadra. Degli infortunati sei riuscito a recuperare qualcuno? Nicastro ce la fa e sarà meno convocato oppure no? Bah, non lo so, vediamo ancora oggi, abbiamo ancora una mezza giornata, vediamo ancora, non posso dire niente, vediamo dopo questo allenamento, anche perché insomma lì davanti, a parte Daniele e Tommaso, un po', quindi cerchiamo di, come punta centrale dicevo, quindi vediamo se riusciamo a portarlo almeno in panchina. Curcio è a posto, dovrebbe giocare? Sì, Felipe si è allenato, non tutto l'allenamento ieri, è uscito prima, anche lui, abbiamo ancora 48 ore, lottiamo fino alla fine, quindi queste sono un po' le altre. Andrea Gasbarro fuori, problema muscolare, ci sei fuori,
beh, Santini, per tornare a quello che è successo, quindi niente, è fatto comodo anche Claudio in questo momento, questo è. Andrea, senti, mi rispondi in maniera molto schietta, come sai fare. Allora, hai già citato la precedente dell'Inter col Bayern, ma ti chiedo, ci sono molti che dicono, che hanno commentato dopo la partita di mercoledì, che dicono, se il Padova è arrivato lì ad un pochi centimetri dall'essere suonato e dall'uscire dalla scena, può solo che far meglio d'ora in poi. Cioè, nel senso che praticamente questo potrebbe essere stato un segnale che, visto da un certo punto di vista, scuote la squadra in modo per non ripetere più gli errori che sono stati commessi. Io ti chiedo, hai questa sensazione, tu che sei nel mondo del calcio da una vita? Sì, sono molto molecale, però lo so, dovrebbe essere così, però io credo che l'abbiamo scampata, quindi quando si fanno queste, quell'anno lì noi abbiamo vinto lo scudetto dei record, quindi non lo so, ogni storia, ogni partita, ogni caso è un po' a sé, quindi quello che ho detto, lo impariamo, secondo me lo conosciamo soltanto domani, inutile gli allenamenti, 3-4 giorni, chiaro che non so, vedere così a livello proprio epidermico, ma senta, insomma, siamo pronti, perché comunque è una cosa che è finita bene. E credo che rimane più strascico se comunque non male. Poi, ripeto, nelle analisi che abbiamo fatto, sì, possiamo dire di tutto, però insomma, 45 minuti era in completo controllo. Chiaro che gli errori, la partita cambia in fretta, quello che ho detto, ne abbiamo viste tante, io ne ho viste tante, però c'era un'altra, adesso abbiamo un'altra partita, tutto quello che è stato, però poi magari le paure, qualsiasi cosa che vuole, le conosci lì, pari lì, ogni partita poi, però abbiamo voglia, io credo che vedere così mi sento di dire, insomma, che ho la voglia di ripartire, di riprendersi, non si riprende, comunque abbiamo passato un tour, abbiamo rischiato, non pensavamo, però da pensare poi giocare bisogna valutare quello che è stato il campo, quindi il campo ha detto che abbiamo rischiato tanto. Mister, scusami se posso, ti volevo chiedere se state facendo anche delle valutazioni sul portiere. È ovvio che non gli si vuole gettare la croce addosso, ci mancherebbe. Tu prima però hai parlato di errori individuali, oggettivamente tra il ritorno, ma ci mettiamo pure l'andata, Dini in certe situazioni è sembrato insomma un po' svagato, e visto che è un ruolo particolare si considera in questo caso anche la tranquillità magari con cui un giocatore può scendere in campo. State facendo delle valutazioni in questo senso? Ho detto che comunque ha fatto poi anche una parata clamorosa al 90esimo, forse la migliore che gli abbiamo mai visto fare, perché senza quella saremmo da un'altra parte. Ma no, ne ha fatta anche una l'andata, nel primo tempo ancora bella. Io credo che si analizza sicuramente, però Andrea, gli ho fatto i complimenti davanti ai ragazzi tutti dopo la partita, perché errori li fanno tutti, io per primo posso aver esagerato nei cambi, quindi l'errore l'ho fatto io, però credo che partiamo sempre dagli errori, io partire dalle cose, quello che ha fatto la parata decisiva, quindi quello fa testo, quello conta, e Andrea sarà più carico di prima. Gli errori servono in generale e anche personalmente per crescere, quindi non c'è nessun tipo di problema. Andrea ha fatto sì, l'errore ci sta, però ha fatto la parata decisiva, è stata quella, e non ci sarebbe stato spazio di niente. E forse, guarda, la metto anche così, l'errore che ha fatto, meno male che l'ha fatto quando mancava ancora tanto tempo. Avesse fatto alla fine, non sarebbe stato più tempo per niente, no, per metterla in maniera positiva, però gli errori fanno parte del gioco, dai. Ha fatto veramente una parata incredibile, l'aveva fatta anche domenica, è stato lucido, non è mai facile dopo che fai un errore così, rimanere lì concentrato, questo deve essere, questo è lo spirito, gli errori ci stanno, ma si sta in partita, lui è stato in partita fino a quel momento ed ha fatto una parata, ed è stato bravissimo.